Semplicemente sconvolta e ho paura veramente. Ci fermiamo davanti all'allontanamento volontario con tutti i limiti che questa definizione ci porta. Qua non si tratta di un allontanamento volontario. Allora, avvocato Barbara Iannucelli, che è l'avvocato della famiglia Venturelli, ovvero di Alessandro. Dopodiché, fra poco c'è la mamma in diretta, ci sarà la mamma di Stefano. Sono arrivate anche tre foto, tre segnalazioni il 17 dicembre scorso, poi non si sa bene che cosa abbia detto, raccontato la polizia. Me lo dica lei, avvocato. Sì, allora, su queste foto del 17 dicembre, cioè di Alessandro, sarebbero legate ad Alessandro, ma non si sa se è lui o meno. No, il ragazzo in queste foto del 17 di dicembre è stato identificato e non è Alessandro. Non è Alessandro quello. Non è Alessandro. Ecco, quante segnalazioni sono arrivate in questo periodo? Perché a noi, anzi non a noi, ma alla comunità che segue Donaldo Buonaiuto, che da 50 anni si occupa anche di queste tematiche, sono arrivate delle segnalazioni, degli appelli, giusto? Adesso li manderemo in onda, so che voi li avete fatti vedere anche alle forze dell'ordine. Avvocato. Sì, allora io volevo segnalare un dato importantissimo e che purtroppo non fa che amplificare l'inquietudine della famiglia Venturelli. In questa mail inviata al papà di Alessandro c'è una signora che gira una mail che a sua volta avrebbe ricevuto perché evidentemente questa signora ha seguito il caso mediatico e visto che si parlava di questi due ragazzi probabilmente in Svizzera nelle mani di una setta ha ritenuto in assoluta buona fede di segnalare questo tipo di organizzazione che sta proprio nel Canton Ticino. Abbiamo svolto tutta attività investigativa e soprattutto da questa mail siamo riusciti a individuare dei link e dei video, e l'elemento di forte inquietudine è questo: in uno di questi video viene raccontato che il 20 dicembre 2020 inizia la fine del mondo e che dentro ognuno di noi ci sarebbe il gene dell'immortalità e che se uno volesse sviluppare questo gene dell'immortalità deve seguire i loro corsi. Ecco. Allora a me la prima cosa, io ho fatto un salto sulla sedia nel momento stesso in cui ho ravvisato in questo dicembre 2020 questa coincidenza forte con la scomparsa di Alessandro. Mm-hmm. Alessandro scompare il 5 dicembre 2020, mentre questa organizzazione individua nel 20 di dicembre l'inizio della fine del mondo. Mm-hmm. Mamma mia. Mi chiedo, nel momento stesso in cui a me venisse fatto un discorso del genere, la mia reazione sarebbe facilmente intuibile, ma nella mente di un ragazzo che è fortemente provato e lo stato psicologico di Alessandro ci viene anche testimoniato dal suo medico di famiglia, che lo vede il giorno prima della scomparsa e lo vede in un modo talmente agitato tanto da prescrivergli anche degli antidepressivi, perché Alessandro si doveva calmare. Alessandro era in uno stato psichico fortemente compromesso che legalmente parlando dovrebbe trasformare un fascicolo aperto come fatto in un costituente reato come allontanamento volontario. Noi dobbiamo trasformare questo fascicolo invece in un fatto costituente reato, ovvero sequestro di persona. Perché? Perché Alessandro non era in grado di esprimere una volontà consapevole e soprattutto Alessandro, nello stato psichico in cui era, è facilmente preda di chiunque, per cui ad Alessandro può essere accaduta qualunque cosa e veramente questo campanello di allarme doveva suonare immediatamente.
cosa che non è avvenuta. Io mi trovo in questo caso da solo 2 settimane, ma Alessandro è scomparso da 3 mesi e nessuno ha mai ravvisato in questo stato psichico di Alessandro un campanello di allarme fortissimo, perché noi dell'Associazione Penelope siamo abituati a vedere che anche in casi diversi da Alessandro, quando la persona è assolutamente equilibrata e decide di andare via, un allontanato immediatamente, anche se sta bene, può trasformarsi in un sequestrato, in un rapinato, minacciato, derubato. Nel caso invece in cui una persona parte già, che è agitata e ha uno stato psichico non tranquillo e fortemente compromesso, a maggior ragione questo allarme doveva suonare il più forte possibile, e ciò non è avvenuto. La domanda è questa: perché c'è questa difficoltà di guardare oltre, no? Cioè, un ragazzo che si allontana volontariamente di quest'età, un ragazzo molto giovane, sicuramente con un futuro davanti, magari che vuole la propria indipendenza, ma se la madre denuncia che questo ragazzo era in mano a qualche organizzazione che lo manipolava, che lo stava manipolando, che lo voleva allontanare dalla famiglia, perché è così complesso intervenire in un'altra maniera, verso un'altra strada rispetto a quella che è avvenuta fino ad adesso? Anche perché, permettetemi di dire e di pensare, che fino ad ora è stato perso un sacco di tempo. Ma Certo. veramente tanto, tanto 3 mesi. tempo. Antonella. Io penso che dovremmo renderci conto che i nostri figli intanto restano figli anche a 21 o 23 anni, cosa che prima non accadeva, perché prima chi scappava di casa di solito era un adolescente. Noi abbiamo questa adolescenza protratta, quindi li dobbiamo proteggere, ma da cosa? Adesso esiste un bosco che è molto peggio di tutti i boschi, di tutte le favole che abbiamo sentito da bambini, che è la rete. Dentro la rete tu non solo trovi i lupi, ma puoi finire morto, annegato, distrutto. Allora, io penso che ci si debba muovere proprio in funzione di adoperare questo dato di fatto per costruire un nuovo dispositivo di legge che serva a difendere e a intervenire i nostri figli proprio in questa condizione. Cioè, in effetti, tra denunciare una scomparsa e aprire le indagini per sequestro di persona, come diceva giustamente, secondo me, l'avvocato, c'è un abisso. Allora, dobbiamo rendere l'obbligatorietà dell'azione penale in questo caso. Dall'altra parte, e chiudo. Vorrei dirti che tu stai facendo un lavoro notevole con questo programma perché stai facendo entrare nel cuore dei genitori questo tema che noi genitori non vorremmo sapere, cioè il fatto che i nostri figli, la storia di Benno è la stessa storia, i nostri figli sono dei misteri per noi, cioè ogni figlio è un'altra persona e è un'altra persona che è difficile da conoscere perché si protegge e si in qualche modo costruisce se stesso in funzione di che cosa? Non di quello che sente in famiglia o dei valori che gli vengono dati, ma dei valori che trova nella rete e nel suo gruppo di riferimento. Questo secondo me è molto importante. Che quando si dice, no, la compagnia, no, che frequenta il ragazzo, adesso quella frase che si diceva una volta, no, le buone o cattive amicizie adesso sono diventate quelle amicizie virtuali, no, che si incontrano in rete, di persone che non si conoscono. Guardate che questi due ragazzi che voi vedete nella fotografia, Stefano e Alessandro, non si conoscevano. Queste due mamme si sono conosciute solamente quando è arrivata questa immagine, questa fotografia dagli inquirenti a tutte e due. Poi si sono contattate attraverso gli avvocati e hanno scoperto che questi due ragazzi stavano in stazione a Milano insieme con questa divisa, una specie di divisa, la vedete, perché sono vestiti praticamente uguali, con il cappotto alla stessa altezza del ginocchio, tutto di nero, ecco, i capelli più o meno uguali, no? Allora, due estranei così diversi eppure tanto simili. Allora, io andrei però, per cortesia, andatemi con le segnalazioni che ci sono state alla comunità.
Giovanni XXIII, la comunità che segue Donaldo Buonaiuto e tanti bravissimi volontari si occupano anche di segnalazioni su ragazzi e ragazze che finiscono nelle mani sbagliate, finiscono in organizzazioni, in vere e proprie sette. Ecco, ce ne sono tanti in Italia, purtroppo bisogna assolutamente difendersi e bisogna veramente chiedere aiuto alle forze dell'ordine. È un po' quello che chiede l'avvocato che è in diretta adesso, Barbara Iannucelli, per la famiglia Venturelli, cioè per Alessandro, ma è anche quello che pensa Natascia, che fra poco avremo collegata, che è la mamma di Stefano, che siano finiti in qualche organizzazione che li ha manipolati, che gli ha fatto credere che la vita è un'altra cosa e che li ha allontanati dagli affetti familiari. Allora, sentiamo queste segnalazioni, ovviamente noi le abbiamo consegnate a voi avvocato perché ve ne occupate, siccome sono segnalazioni anonime, può essere che siano segnalazioni veritiere o meno, ok? Sentite. Ne mandiamo una intanto. Una signora, che non lascia i suoi dati e chiede di mantenere l'anonimato, racconta quanto le è avvenuto circa 10-15 giorni fa presso la sua casa a Noventa Padovana. Un ragazzo, che assomigliava a quello con la faccia rotonda mostrato in trasmissione, le ha bussato alla porta chiedendole l'elemosina. Lei non gli ha dato nulla. È tornato una seconda volta e lei gli ha dato 2-3 euro. Qualche giorno dopo ha bussato alla sua porta anche un altro ragazzo con un berretto celeste e lei gli ha dato 2 euro e alcuni dolcetti. Allora, ascoltiamo anche l'altra. Registrate al servizio della comunità, noi abbiamo mandato il numero verde, anzi se possiamo rimetterlo perché aiuta anche tante persone che chiaramente magari non conoscono questo caso, non hanno visto nessuno di questi due ragazzi, però vogliono segnalare altri problemi. Continuiamo. Una signora che non lascia i suoi dati e vuole mantenere l'anonimato segnala che il giorno 11 marzo 2021 verso le ore 18 ha notato due ragazzi che stavano guardando la canonica di Moggio Valsassina, Lecco. Uno dei due ragazzi era biondo, con tanti capelli e indossava un piumino azzurro. L'altro aveva un berretto colorato. Allora, voi queste due segnalazioni le avete portate ai carabinieri? Allora, guardi, mi riaggancio brevemente a quello che lei diceva prima, no? Cioè il perché si perde così tanto tempo. Lei calcoli che nel caso di Alessandro Venturelli almeno la denuncia è stata presa subito e i genitori non sono stati rimandati a casa dicendo vabbè, aspettate almeno un paio di giorni, sarà una ragazzata, aspettate. Addirittura, a forza di essere rimandate indietro, le persone pensano, almeno, e questo accade ancora oggi nel 2021, che ci sarebbe una regola delle 48 ore per sporgere una denuncia di scomparsa. Cioè, aspettate ciò che accade nelle 48 ore e poi del caso venite a denunciare. Noi come associazione ci siamo battuti anche per avere l'ovvio, cioè non esiste questa regola delle 48 ore, se una persona scompare le forze dell'ordine devono prendere immediatamente una denuncia e le indagini devono subito partire. Questo per dire che nelle segnalazioni indicate vengono appunto focalizzati dei luoghi, delle persone, delle circostanze, ma se si indaga per un fatto che non costituisce reato, anche gli inquirenti hanno le mani legate, perché nessuno può entrare in un edificio o comunque anche soltanto verbalizzare la testimonianza di una persona se il fatto rimane come allontanamento volontario e non costituisce reato. Mi sembra impossibile tutto questo, eppure sta accadendo proprio, e l'avvocato lo sta testimoniando. C'è Giovanni Terzi collegato ancora? Sì, Giovanni, sì. Stai ascoltando? Cioè, sì, io guardo, sono abbastanza colpito da questa cosa. Sì. Sì, perché per un solo motivo anche, proprio visivo. C'è un ragazzo che cerca di scappare buttando giù il sacco dalla finestra e poi viene preso dal padre. È un ragazzo che fa un gesto talmente eclatante dove sta facendo comprendere un disagio. Cioè, vuol dire che è successo qualche cosa dentro di lui. Quel filmato è un filmato eloquente che fa capire, secondo me, in maniera quasi certa che c'è un plagio nella mente di questo ragazzo. È questo che mi sorprende che non venga compreso, perché è vero che è maggiorenne,
Ma poteva allontanarsi, aveva la totale libertà su tutto Alessandro, poteva allontanarsi senza neanche far accorgere nulla e nessuno, invece fa quel gesto che è un gesto importante, eclatante, sapendo che può essere visto. Ecco, questo io lo segnalerei alle forze dell'ordine, perché è qualche cosa che... È stato segnalato, speriamo che si muovano proprio in un altro verso, in un altro senso, anche perché credo sia fra poco o sia già stata depositata una memoria difensiva da parte dell'avvocato. Dunque, al telefono c'è Natascia, che è la mamma di Stefano. Natascia, noi l'abbiamo conosciuta la settimana scorsa, ciao. Ecco, hai visto, sono arrivate alcune segnalazioni, però bisogna intervenire in maniera più efficace per ritrovare i vostri due ragazzi, i vostri due figli. Qual è il tuo appello, Natascia, oggi? Ma l'appello è questo. Io credo che i ragazzi non vedano la televisione, non sentano, diciamo, tutta questa attività mediatica che voi molto bene state facendo. Quindi l'appello più che altro è alle istituzioni di intervenire in modo deciso. Io non so se l'attività mediatica non la sentano, può essere che la sentano, che magari qualcuno gli dica di far finta di non sentire. Per cui è un po' capito. Poi siamo d'accordo con te, Natascia, continua pure sulle istituzioni. Certo, è importante che ascoltino le istituzioni. Perché sennò... non ti sei sentita ascoltata, non vi siete sentite capite in quello che sta succedendo, Natascia? Parli per te e anche per Roberto. Il problema è che siamo di fronte a maggiorenni e allontanamento volontario e questo è ancora così. È quello che stavo cercando di spiegare, perché la dottoressa Boralevi ha chiarito, ha colto un aspetto fondamentale. Un ragazzo maggiorenne è un individuo che, come diceva la dottoressa Boralevi, è un mistero. È vero che quando il genitore vede il proprio figlio più fragile lo intende tutelarlo, ma per la legge il ragazzo maggiorenne, come abbiamo detto prima, anche se ha qualche problema, qualche fragilità, qualche sofferenza mentale, è un individuo autonomo. Quindi il ragazzo che salta dalla finestra per scappare è un ragazzo libero, fino a che non vengono evidenziati elementi in segno opposto. Infatti in procura come facevamo a passare, come diceva lei, da un fascicolo di atti relativi che non è una notizia di reato e non dà alcun potere agli inquirenti? Ecco, però la Malucelli su questo non è d'accordissimo. Però giuridicamente, io lo sto spiegando, sì, sì, uno sì. Può essere non d'accordo, però giuridicamente... Una persona è libera di fare le scelte che vuole, a meno che non siano indicati elementi concreti che qualcuno l'ha rapito, che qualcuno l'ha allontanato, sì. Che qualcuno lo ha coartato. Purtroppo, come diceva Giovanni Terzi e come diceva anche Enrica qui, il reato di il plagio non esiste più. Il plagio è stato depenalizzato. Allora Giovanni e poi la Malucelli. Giovanni, vedo che vuole intervenire. È certo che non esiste il plagio, però c'è un tema fondamentale, cioè questo ragazzo poteva scappare senza lasciare tracce, mentre in qualche modo ha cercato di evidenziare, aveva già detto alla madre che non stava bene, che voleva. Quindi c'era in essere qualche cosa. Per cui, come posso dire, il salto di qualità dell'indagine serve per cercare di capire che fine hanno fatto questi ragazzi. Cioè, adesso è chiaro che quello che dice la dottoressa Pisano è la legge, quindi non è che si condivide o no, è così, punto. Però, insomma, anche l'interpretazione di un certo gesto può essere utile per far ritrovare questi ragazzi, perché se rimaniamo semplicemente fermi a dire si sono voluti allontanare, vabbè, allora chiudiamo anche qualsiasi tipo di cosa, perché è la loro volontà contro qualsiasi altra. Qua da Eleonora, insieme anche noi due, abbiamo commentato episodi di ragazzi o di ragazze, anzi di donne maggiorenni, che si sono allontanate volontariamente e hanno purtroppo aderito a queste psicosette, e di fronte ai genitori che cercavano di riportarli a casa, loro rispondevano: io faccio quello che voglio. Certo. Poi è chiaro che
il confine fra la coartazione psicologica, la soggezione e la riduzione in schiavitù, c'è un reato di riduzione in schiavitù. Magari depenalizzare il reato di plagio, forse, dico io, magari è stato un errore. Sono sicura che sia stato un errore, però vorrei, scusami Maria, perché prima hanno parlato appunto del fatto che questo ragazzo, l'ho letto anche, diceva: io mi sento manipolato. Per cui quella direzione ci può essere. Il fatto è che non si considera a volte che c'è un sistema che forse qualcuno conosce qui, che si chiama PNL, la programmazione neurolinguistica, che non è così individuabile facilmente. Sì. Si chiama PNL. Questo sistema ti fa credere di essere autonomo, e anche agli altri che ti ascoltano rispondere, anche signore molto conosciute, molto anziane, che dicono: ma è normalissima. No, è condizionata senza saperlo da questo sistema di condizionamento neurolinguistico. Sì, ma la legge, in che maniera può intervenire su chi utilizza questi sistemi di manipolazione neurolinguistica, ok? Come interviene la legge? Ve l'ha spiegato adesso Ines Pisano. La legge può intervenire fino a un certo punto, perché il soggetto autonomo, maggiorenne, indipendente può allontanarsi e non è dimostrabile il fatto che sia stato manipolato. Dopodiché si interviene in base ai casi se ci sono delle prove effettive. Okay. Ora, queste due mamme le prove effettive non ce le hanno, ma tutta la memoria difensiva che verrà presentata dall'avvocato Barbara Iannucelli porta tutta una serie di questioni molto importanti che devono essere vagliate e valutate dalle forze dell'ordine, perché tutto quello che verrà presentato porta alla manipolazione, per cui non ad allontanamento volontario. Questa certo, è la questione. Perché adulto non significa autonomo. E noi abbiamo nella descrizione di queste storie veramente 350.000 elementi di non autonomia emotiva. Una persona che va dal medico di base, e il medico di base si prende la responsabilità, tra l'altro, di consigliare degli psicofarmaci, è una persona fragile, debole, non solo manipolabile, ma spesso non in grado di scegliere quello che sta facendo. Allora, rispetto a tutti questi segnali, a tutto quello che noi stiamo dicendo, ricordiamoci, sono d'accordo ovviamente con Terzi e con Antonella Borallevi, i romani facevano finire l'adolescenza a 33 anni. È vero quello che dice Antonella, dobbiamo proteggere i nostri figli, eccetera, ma il ruolo importante in questo momento così difficile dal punto di vista sociale per il genitore è essere osservatore attento e testimone silenzioso. Solo così riusciamo ad arrivare a qualcosa. Grazie. Allora, domani saremo ancora collegati. Barbara Iannucelli, grazie, avvocato, per esserci, e grazie a Natascia. Domani potremo parlare. Prego, avvocato, diceva, non l'ho sentita? No, la ringrazio tantissimo per questa attenzione. Io volevo soltanto evidenziare, se mi consente, 10 secondi. Si parla di giustizia, ma la giustizia non è una parola vuota, è fatta di individui e di singoli operatori. Io le dico che nel caso di Alessandro Venturelli, noi il 17 marzo abbiamo fatto la copia del fascicolo, no? Per capire che cosa era stato fatto e da lì partire per integrare, perché io come avvocato della famiglia posso aiutare gli inquirenti ed indicare degli elementi di fatto. Okay. Ecco, noi abbiamo trovato un fascicolo pressoché vuoto e addirittura la testimonianza del medico di base che ha visto Alessandro il giorno prima della sua scomparsa non risulta essere stata nemmeno verbalizzata. Allora io mi chiedo, con tutta la forza di cui sono capace, come fa la procura di Modena a prendere una decisione sulla scomparsa di Alessandro Venturelli se nemmeno le testimonianze vengono verbalizzate? È una bella domanda, speriamo che qualcuno dia una risposta a questo, relative, Borallevi, perché sennò iniziano a farsele i giornalisti queste domande, no? Brava, allora, proprio per questo, a questo mi vorrei ricollegare, spero che di nuovo quello che accade in questo programma venga preso in visione dagli inquirenti, ma vorrei parlare con la signora Natascia, se posso. Vorrei dire alla signora Natascia che è vero che i figli oggi stanno su internet e non guardano non molto la televisione, però mi creda, la televisione ha un potere assoluto di creare
il caso. Allora, se lei facesse, so che per lei è durissimo, però se lei riuscisse a parlare con suo figlio davanti a uno schermo televisivo come se suo figlio fosse lì dall'altra parte, non è detto che suo figlio l'ascolti, la senta, però la sentiranno tutti coloro che hanno a che fare con la manipolazione di cui mi pare che sia abbastanza probabile che suo figlio sia stato oggetto. Mi creda, è qualcosa che funziona. Io la invito, la prego, da mamma a mamma, di parlare a suo figlio, perché in realtà parlerà a tutti coloro che le stanno portando via suo figlio. Allora, Natascia, poi domani sarà in video con noi, per cui potrà anche farlo, come dire, attraverso le telecamere, ma tanti appelli li ha già lasciati. Io credo che qualcuno sappia bene che voi state cercando i due ragazzi, ok? Televisione, social, giornali. Credo che questo messaggio sia arrivato forte e chiaro. Speriamo davvero che voi possiate essere aiutate, però non da, come dire, dal tubo catodico, ma dalle istituzioni competenti. Questo ce lo auguriamo, perché sarebbe sempre, pensiamo sempre, no Giovanni, a un fallimento invece quando interviene, no? Sì. La TV e non poi chi di dovere. Assolutamente sì.